La notizia del divorzio di Brad Pitt e Angelina Jolie è oggi sulle prime pagine dei giornali e dei siti di tutto il mondo. Dopo lo shock per la fine di una delle coppie considerate più solide e longeve di Hollywood, da Page Six, la sezione di gossip del New York Post, arrivano alcune dichiarazioni decisamente forti di fonti molto vicine a Jennifer Aniston, la precedente moglie di Pitt. Per Jennifer era solo questione di tempo, avrebbero dichiarato amici dell'attrice. Parole che risuonano piuttosto scioccanti alle orecchie di chi riteneva Abe e Angelina una coppia indissolubile, ma che consentono oggi di analizzare la love story Jolie-Pitt sotto una diversa luce. Come è noto, proprio la storia d'amore tra Pitt e la Jolie, nata clandestinamente sul set di Mrs. Smith 12 anni fa, fu la causa della separazione tra lui e Jennifer Aniston, che Brad aveva sposato nel 2000. Oggi, l'attrice di Friends ha trovato l'amore al fianco del collega Justin Theroux, sposato nel 2015 dopo 4 anni di fidanzamento. Continua la fonte, senza risparmiare duri attacchi alla rivale della Aniston. Tutti nella cerchia ristretta di Jennifer considerano Angelina come una pazza maestra della manipolazione. Ma tutti noi pensavamo che sarebbe finita perché Angelina aveva trovato un altro. Le cause del divorzio, a detta della richiedente, ovvero la Jolie, sarebbero invece differenze inconciliabili e una presunta cattiva condotta da parte di Brad Pitt, considerato un cattivo genitore e per giunta dipendente da alcol e droga. Si è diffusa anche la notizia di un possibile flirt tra Pitt e Marion Cotillard, smentito però con forza da quest'ultima. Ad ogni modo, precisa l'amico della Aniston, lei non sarebbe affatto contenta del divorzio dell'ex marito, sebbene abbia sofferto molto quando lui la lasciò per Angelina. Ian vuole ancora bene a Brad e gli augura il meglio. Ora lei è davvero felice con Justin Theroux. L'Aniston non si è esposta in prima persona sull'argomento. In compenso, alla notizia della rottura è esplosa l'ironia della rete. In queste ore, Jennifer è protagonista involontaria di tantissimi meme che celebrano la sua presunta gioia per la fine dei Brangelina. Lo stesso New York Post ha deciso di uscire con una discussa e controversa cover, con la Aniston esultante e la didascalia Brangelina 2004-2016. E ci si chiede se davvero l'attrice ora è da qualche parte a esultare di nascosto. Probabilmente è andata a bersi un margarita con Courteney Cox, la Monica di Friends, NDR, ha concluso in modo sibillino la fonte anonima. Chi se ne frega.